Presidente, ma demonizzare lo strumento, se posso utilizzare questo termine, della variazione mi sembra forse un po' esagerato. La variazione di bilancio è lo strumento principe attraverso cui l'amministrazione opera per far fronte al fatto che l'amministrazione è un organo dinamico, nel senso che le esigenze sono mutevoli nel tempo, c'è la necessità di accertare in virtù del rendiconto delle partite che magari precedentemente non era possibile, c'è la necessità di rispondere a quelle che sono anche le indicazioni che vengono date nello svolgimento dell'anno amministrativo. Faccio riferimento per esempio al discorso del finanziamento e della manutenzione dei mercati, che è stato oggetto qualche tempo fa di un'iniziativa apposita relativamente alla possibilità di effettuare dei lavori. Abbiamo sentito che nella variazione sono previsti dei fondi per realizzare delle opere, manutenere delle scuole, insomma, per fare quello che in una città normale si fa nel momento in cui le necessità, e a Roma le necessità sono tante, vengono messe particolarmente in evidenza, e c'è la possibilità, attraverso avanzi di amministrazione o attraverso altre forme, c'è la possibilità appunto di metterle in programmazione e modificare quella che è stata la programmazione iniziale, quindi tutto assolutamente normale. Io ringrazio l'assessore Mazzillo, il dottor Tranfaglia, che è sempre puntuale in commissione a rappresentare ai commissari della Commissione Bilancio quelli che sono i contenuti, a rispondere alle domande, alle osservazioni, anche alle critiche delle opposizioni se è necessario. Credo che questo sia un titolo che va riconosciuto, perché è sintomo di un clima collaborativo che ha sempre caratterizzato i lavori della Commissione che presiedo. Non avrei nulla da aggiungere, anche perché, ripeto, è stato anche l'assessore Mazzillo in questa seduta ampiamente indicato e con dettaglio approfondito, senza ovviamente andare ad elencare tutto quello che è riportato in questo documento tecnico, che comunque è a disposizione e può essere consultato, lo era già quando fu proposto alla Commissione, per cui riterrei poi di esprimere successivamente l'intenzione di voto del gruppo del Movimento 5 Stelle, che mi appare scontato. Grazie.